Wow, grandi amici del tubo, ben ritrovati qui sul canale Switch Music e ben ritrovati in un altro episodio delle NBA Challenge. Oggi ragazzi, come vi dicevo, NBA Challenge, nuovo episodio e nuova sfida per il sottoscritto. Ed è, come potete vedere, come forse avrete immaginato, visto che me l'avete anche chiesto voi nei commenti, ma volevo già farlo io, è il record di assist con Chris Paul, che sarebbe a superare i 30 assist, che sono tanti, In più ragazzi, vorrei anche realizzare l'obiettivo del 5x5 o 5x4, adesso vediamo come riusciamo. Sarebbe fare 5 o più in ogni statistica, ovviamente gli assist saranno più di 5, rimbalzi più di 5, punti più di 5, recuperate più di 5. Credo che 5x4 basti e avanzi. Quindi ragazzi, andiamo a trovare la squadra casuale, nostra avversaria, Milwaukee Bucks. Ah, mi pare che non abbiamo giocato contro Milwaukee. Quindi signori, prendiamoci Chris Paul e i Los Angeles Clippers e partiamo per questa nuova, incredibile, emozionante, fantastica, assurdamente incredibile sfida. Eccoci qua ragazzi, palla 2, subito una mini inquadratura per Chris Paul, che sarà il super protagonista di questa challenge di oggi. Allora ragazzi, salto a 2, si parte. Palla subito nostra, palla per Chris Paul. Allora, 30 assist signori, sono tanti ma sono assolutamente fattibili, perché comunque in NBA gli assist vengono in contatto qualsiasi cosa, anche dopo un'ora e tre quarti di palleggio. C'è JJ Reddy che ci regala subito il primo assist, eccolo qui, perfetto. Sono praticamente 7 a quarto ragazzi gli assist, più due quarti da 8, eccola subito la recuperata. Aspettiamo il big man che arrivi, è bella lì, palla persa, ben fatta. È un rimbalzo anche per Chris Paul. Partiamo, spingiamo subito in transizione. Aspettiamo l'arrivo di Blake Griffin. C'è Matt Barnes che è abilissimo tiratore. Rilascio perfetto. E 5-0. Punitivo per i Clippers. Qui palleggio questo tiro classicissimo. Dopo il pick and roll di Blake Griffin. 7-0 ragazzi. Non si ammettono scuse. Con DeAndre possiamo alzarla. Oddio! 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 Cosa cazzo ho visto? Oddio! 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 Dov'è finito il joystick? Calma! Che cazzo, what the fuck? Allora, proviamo a vedere uno schema per JJ Redick, che sarà il nostro pilastro per i 30 assist. Vediamo un po', deve ricevere così, solo prendere, sparare, direi che ci siamo. Altro assist, sono 4 e siamo in ritmo, perfetto ragazzi, non sopra ma in ritmo. Recupero TCP Free che va a schiacciare addirittura, oggi allora va tutto alla grande signori. Ultimi 2 minuti del primo quarto, signori. Ovviamente siamo indietro, perché figurarsi se possiamo essere bene con una challenge. Palla persa, perfetto, proprio quello che mi ci voleva. Andiamo dall'altra parte. Bellissima palla fuori per Reddy, questa è insbagliabile. Ti prego, vai dentro, che botta di culo. Grandissimo, e ha 8 punti per JJ Reddy, ovviamente 2 triple. Assist di Chris Paul, dovremmo essere a 5. Piano, vieni Blake, vieni a K Blake, te l'alzo e la schiaccia, e andiamo signori. Lob City, eccola qui. Potremmo avere anche l'ultimo tiro signori, ma ovviamente sarà un assist per Crawford, che si prende il tiro ignorante, mamma mia, sulla sirena. Più è difficile, più lo segna, mamma mia. Finisce così il primo quarto, 23-19. Eccoci qua ragazzi, inizio il secondo quarto, abbiamo chiuso in bellezza il primo quarto, cerchiamo di mantenere alta la pressione sui Bucks. Pick and roll, pick and roll, pick and roll. Eccolo qua, JJ Redick solo da 3. Questo è un po', vabbè, così ce la regalano. Grazie ragazzi, 8° asset di Chris Paul. Allora, fermi tutti, dov'è Blake? Eccolo qua sotto, arriva col pick and roll e c'è solo in angolo Crawford. Però segniamo per piacere. Grazie. Più 8 Los Angeles Clippers. Attenzione al pick and roll ancora con Blake Griffin, attenzione al taglio in aria di Blake, attenzione al taglio in aria di Blake, non lo prende nessuno, basta buttarla là. Terzo assist consecutivo di Chris Paul, più 10. Dobbiamo chiamare un timeout perché siamo in un momento così così, non tanto per il punteggio che siamo ancora più 7, abbastanza in controllo ragazzi, ma perché siamo ancora fermi 10 assist, dobbiamo essere almeno a 14
per tenerci in pari. Dai cazzo raga, non facciamoci smontare da queste difficoltà qui, su. Il problema è quando metto la second unit, quello è il problema, e questo non è un problema. Schiacciare per DeAndre Jordan. Questa partita qui sono contentissimo se mi raddoppiano, ragazzi, perché c'è spazio per i tiratori come JJ Redick, rilascio il fatto. Eccolo qui, come cambia la musica quando tornano i titolari. 12° assist per Chris Paul. Per Chris Paul. Esce ancora Redick, piedi a posto, non ci fidiamo del tiro. Palla sotto per Blake, che dovrà prendersi un tiro non propriamente dei suoi, però altro rilascio perfetto. Grande Blake. Rimbalzone, rimbalzone di Chris Paul, attenzione alla corsa di Matt Barnes, già visto, solissimo, perfetto per la tripla con cui chiudere alla grande il secondo quarto. E torniamo in linea con gli assi, signori. Finisce così, il secondo quarto e il primo tempo, mamma mia, rischiava di segnare. Chi se ne frega, dovremmo essere adesso velocemente le statistiche come sempre per tenervi aggiornati. 14 assist, 11 punti, 5 rimbalzi, quindi siamo a posto, 2 recuperi, ne mancano ancora 3. Bene così ragazzi. Eccoci ragazzi, inizio secondo tempo, si parte con la palla per i Milwaukee Bucks. Siamo sopra ma siamo in pari con la challenge e questo mi tranquillizza molto di più del punteggio della partita. Allora ragazzi dai, proseguiamo nel nostro obiettivo. Bel pick and roll qua con Blake Griffin, palla bellissima per Redick che piazza la tripla. Ok, ok dai ragazzi, ok. Rubata, rubata di Chris Paul e la schiacciata, mamma mia, che giocatore signore Chris Paul. 13 punti, 15 assist, 7 palle perse, però vabbè dai, 4 recuperi anche però. Occhio a Milwaukee ragazzi, che si fa sotto in singola cifra di svantaggio e anche in singola cifra abbastanza pericolosa. Attenzione però, c'è Crawford abbastanza solo, c'era l'extra pass, ma dobbiamo fare gli assist con Chris Paul. Grazie, grazie vecchio, che ci regali tanti, tanti, tanti canestri, che voglio dire tanti assist per Chris Paul. Occhio al furto, no. Dai, 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 occhio, occhio al contropiede, occhio al contropiede, pick and roll in corsa con DeAndre, già vedo la loop, già vedo la loop, signori, già lo vedo, invece no, passaggino tranquillo. Cosa sto vedendo? Cosa hanno visto i miei occhi? Che cazzo era quella roba? Ma quando mai? Senza fretta queste giocate. Questa è una bella palla per Glenn Davis. Benissimo Glenn, ci servi anche tu. Più 9 sulla partita e 18° assist di serata per Chris Paul. C'è ancora Davis che ha fatto grandi cose prima con quel pick and roll. Attenzione, riceve Redick in angolo. Questo è il suo tiro, non può sbagliarlo. Infatti non lo sbaglia. Dai ragazzi, ultima azione del terzo quarto ragazzi, 15 secondi da giocare, giochiamo ovviamente un pick and roll per liberare i tiratori negli angoli o dove cazzo volete, basta che siano tiratori. Proviamo a giocarcelo, proviamo a buttarci dentro, non succede niente, ovviamente Redick marcato come se non ci fosse un domani e buttiamo via la palla. Bella conclusione di terzo quarto, cazzo, cazzo dai, 6-3-5-6, fine terzo quarto, siamo indietrissimo con gli assist. Eccoci ragazzi, inizio quarto quarto, si parte con l'acqua alla gola perché sono veramente tanti se non tantissimi gli assist da fare, ma partiamo carichi, potrebbe arrivarne subito uno se Spencer Rose ci regala questo canestro, lo fa e allora subito si parte, 11 secondi, 10 forse, già un assist. Occhio che corrono bene i Clippers in transizione, arriva Blake Griffin per il pick and roll dalla parte sbagliata, ma va bene uguale, bella palla per Blake Griffin, non è proprio il suo tiro però dalla media ce l'ha, infatti lo dimostra bene così Blake, grazie di tutto. Un altro furto di Chris Paul e questo è un assist assicurato signori per la schiacciata di Matt Barnes. Siamo carichi per questo quarto quarto, io sì e voi spero anche, che cazzo. Grande Spencer Rose, allora altra azione per i Clippers. C'è solo questa volta Crawford, rilascio perfetto, altro assist di Chris Paul, stiamo macinando assist. Ragazzi, dopo il timeout ne mancano 7 di assist, sono veramente, veramente tantissimi. Qui ne arriverà uno con Blake Griffin che appoggia, ok, meno 6 ragazzi, 5 minuti però sono tanti perché è meno di metà quarto, praticamente 6 assist sono veramente un bordello solo per pareggiare la challenge. Ok, dai ragazzi, non facciamoci prendere del panico perché poi diventa solo che peggio, ve lo dico, solo peggio poi il panico. Però questo è un ottimo tiro per JJ Redick, tirato male dal sottoscritto, quindi vaffanculo anche a me che sbaglio sti tiri. Ragazzi, qua la challenge comincia a farsi veramente impossibile perché diventano veramente troppi i 6 assist.
da fare in 3 minuti e spicci. Qui Blake Griffin può ricevere, subisce il fallo, però va dentro lo stesso. Meno 5. Ragazzi, ho bisogno di un quintetto ancora più estremo per quest'ultimo assalto al record con Blake Griffin da centro, che qui ci regala una schiacciata. Cosa cazzo è quella roba? E non lo fischia! E non lo fischia! E non lo fischia, ma cazzo! Figurati, esattamente. Figurarsi se funziona. Dai! Altro pick and roll, Combat Barnes, questa volta c'è Redick solo da 3, rilascio perfetto, rilascio perfetto. 3 assist ancora da giocare, da mancano, che cazzo sto dicendo? Sono diventato dislessico. Allora ragazzi, abbiamo provato a chiamare un timeout per avanzare la palla, perché ormai le proviamo veramente tutte e manca pochissimo tempo e troppi assist da fare. Riceve Redick, mette i piedi a posto da 3, ancora sbaglia, e questa potrebbe essere veramente la nostra pietra miliare sulla challenge. Spero tanto di no, ma potrebbe esserlo. Ci aiuta il fatto che devono recuperare i Bucks, quindi tirano più veloci anche loro. Blake Griffin, bellissimo lavoro a rimbalzo. Adesso bisogna segnare JJ, perché se no sei veramente un pollastro. Ti prego, buttala dentro. Niente da fare, ragazzi. Proviamo a chiamare anche l'ultimo timeout, un po' per disperazione più che per altro ormai, però vabbè raga, che ci devo fare? Ci abbiamo provato, non va neanche questo, benone, vediamo se Redick ci regala almeno un assist, no, perfetto. E allora ragazzi, andatevene a fanculo, però se non mi segnate. Finisce così ragazzi, 7-9-8-6, abbiamo vinto la partita, abbiamo fatto anche il 4x5 se non sbaglio, adesso andiamo a controllare. Sì, direi che l'abbiamo decisamente fatto, 17 punti, 6 rimbalzi, 27 assist, 8 palle recuperate, 12 perse, che fa cagare, però... Ragazzi, mi dispiace, è la prima volta che la challenge non va a buon fine, cazzo, ma non pensavo fosse così difficile, veramente, pensavo fosse una delle più facili queste. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, a me non è piaciuto, quindi non vi chiedo di mettere mi piace, ma spero lo mettiate lo stesso per il supporto, perché c'ho il morale... per terra proprio. Detto ciò, iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto, profilo Facebook e profilo Instagram in descrizione, per il resto ci rivediamo in un altro video.